benvenuti in questo video, io sono Master Chief. Oggi siamo tornati su Outlast, una serie che mi avete chiesto di continuare. Che io non voglio continuare, ma perché l'ho fatta? Vabbè, eravamo rimasti che questo coso brutto, parecchio brutto, ci è saltato addosso. E nello scorso episodio, per chi se lo fosse perso, andatevelo a guardare perché è bellissimo. Eravamo arrivati appunto qua. Stai zitto, sto registrando. Eravamo arrivati qua e dovevamo prendere una tessera che abbiamo preso. Poi vedi che faccio tutta sta strada e non l'abbiamo presa. E questa tessera ci serviva appunto per poter accedere. Cos'è che c'è qua? Per accedere a questa zona qui, dove c'era la stanza di sicurezza. Allora, sarò sincero con voi ragazzi, avevo già iniziato a registrare il secondo episodio, ma è successo che la mia PlayStation si è surriscaldata e allora non ho fatto... Ah, che bello, c'è anche il caffè. E allora non ho potuto metterlo. Quindi mi sono rifatto la storia tre volte, perché poi per altre due volte mi si è surriscaldata la PlayStation e mi si è spenta. Quindi questo pezzo comunque già lo conoscevo e saprò più precisamente cosa dovrò appunto fare. Quello lì è Fratak, quello di Robin Hood. E adesso qua dovrebbe arrivare lui. Ciao ciccio bello, entra veloce perché se ci sgama. Tutti zitti, tutti zitti. Vede solo quello che si muove. E annusa. Eri qua, porcellino, maiale, vi troverò tutti. Intanto quello che sta annusando come un porcello sei tu. E anche dalla corporatura mi risulti molto un porcello. Quindi adesso te ne dovresti andare. A sinistra, mi raccomando, vai a sinistra. Vai. Hai rotto il cazzo, devi andare a sinistra. Muovi quei prosciutti che hai come gambe. Bravo. Corri. Corri. Ma come un bastardo. Vaffanculo. Qua è vero, non si poteva passare. È tua nonna, stai zitto. Allora, qua se non sbaglio non si può attivare subito, ma va. E sì, come lo sono appena anche registrato tre volte. Allora, vediamo se di qua si può andare. Ok, perché questa sarà la più stronza. Adesso, qua una batteria. E qua. Ma perché c'ho la corda? Sotto il letto. Ascoltate, questo rumore è quello di uno stronzo che c'ha una mazza molto più grossa del suo... Beep. Che in pratica vuole prendere quel bastone e... in pratica quando prendi... Se prendi un panino e ci metti dentro il booster. Vorrebbe fare la stessa cosa su di me perché mi crede un panino, però lo vorrebbe fare con un bastone perché l'ha scambiato per un booster. Ma ciao! È brutto come la fame! Che belli sti jeans! Mi dici dove li hai comprati? Un altro fantasma. Ma tu vedi fantasmi? Vediamo dove se ne va. Dove cazzo è andato?
Mi sono spaventato. Porca puttana. Senti, Cicciobello. Te ne sei andato? Di già la devo ricaricare. Ma me lo trovo davanti. No, era già andato. Vediamo dove va. E torna qua. Sei brutto come la fame. Hai un bastone in mano. Se tu non avessi quel bastone, sarebbe anche più facile. Ma quel bastone fa male. Non ti ha mai insegnato tua madre che non si gioca con i bastoni? No, perché la mia, quando appena prendevo in mano un bastone, me lo prendeva e me lo tirava in testa. Bravissimo. Te ne sei andato, sì? Porca... Ok, sta aprendo l'altra. Andiamo di qua, ragazzi. Non stiamo troppo ad esplorare. Raccogli e fuggi. Raccogli e fuggi, raccogli e fuggi. È qua? Sì, è qua. Qua cosa c'è da prendere? Una batteria, che mi è molto utile. Tiriamo. Hai raccolto una batteria. Non so cosa dovrei aver fatto, ma in teoria adesso lo stronzo sta arrivando qua. Quindi noi aspettiamo che venga a sbattere la porta, perché arriverà. Mi troverà quel deficiente prima o dopo. Allora, adesso non so lui dove sia. No? Tutti zitti, sta passando in questo preciso istante. Non so dove sia andato. Ok ragazzi, non so dove sia andato, ma noi muoviamoci. Ok ragazzi, adesso dobbiamo soltanto andare ad attivare il generatore. Solo che lui, ogni volta che noi attiviamo qualcosa,
Lui arriva da noi perché sente il rumore. Di conseguenza, adesso appena se ne va, se segue il solito viaggio che ha fatto anche prima, non aprire il mio, ti prego. Se segue lo stesso percorso che ha fatto fino adesso e anche nelle prime registrazioni, in teoria dovrebbe... Ma tu vedi i fantasmi? Dovrebbe andare dritto nella porta. Appena esce... Usciamo anche noi, aspetta. Oh. Ok, se n'è andato. Spero. Ma mettiamoci qua. Ok, ragazzi. Attiviamo sta merda e fuggiamo. Ma veloci. Ok. Lo stronzo non ci ha visti. E noi adesso ce ne possiamo andare di qua. Adesso il ciccione se n'è andato, sì. Tra l'altro io non so, ma sta porta qua l'ha aperta adesso? No, ha tenuta chiusa. Non è che è qua in giro a girovagare. No. Ok ragazzi, mettiamoci qua. Però adesso la porta è aperta, cazzo. Che bella ombra. Ma cosa cazzo abbiamo? La sciarpa. Vabbè, adesso beviamo il nostro caffè in santa pace. Puoi entrare. Vabbè. No, non mi bucare, non sono un droga. I'm sorry, my son. Ho capito. Ah, mi hai bucato con quel. Allora va bene, è sterile. Ah, sei frattacco. Ma tu non sei contro la droga. Che prete del cazzo sei? E lavati i denti, per l'amor di Dio. Fai prima metterti una maschera. Ah, sono io quello, Master Chief. Grazie. Sono questo, di sicuro. È l'ultimo che rimane vivo. Dai, rimarrà vivo questo. Non sono io quello. Potrei essere io nel crogiolo, però. Capito, ma ascolta, frate, lavati i denti. Dove siamo, ragazzi? Caricamento. Ok, ragazzi, però io credo che per oggi il video si può concludere qui. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, spolliciate, ditemi cosa volete che faccio. E soprattutto ditemi cosa ne pensate della nuova intro, perché sono stato lì un po' con mio padre a farla. E beh, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!